Furore 2, quinta puntata. La vendetta di Marisella. Nella quinta puntata della fiction Furore 2, vedremo Marisella pianificare la sua vendetta contro il mandante dell'omicidio di Vito e Giovanna, ricevere un indizio fondamentale per scoprire la verità sul suo passato. La seconda stagione dell'amata fiction Mediaset giunge alla sua quinta puntata. Sebbene manchino poche puntate alla fine, le questioni amorose irrisolte tra Saro e Marisella e la verità sul passato di Anna e Giovanna terranno i telespettatori ancora incollati alla TV. I fans della fiction sono sempre più curiosi di scoprire se verrà fatta finalmente giustizia per la morte di Vito Licata. In questa puntata vedremo crescere in Marisella il forte desiderio di vendetta per Caligaris, al punto tale che la ragazza potrebbe compiere un gesto del tutto inaspettato. Nel frattempo Giovanna, grazie ad un indizio confessatole in punto di morte da Giordano, inizierà a fare luce sul suo passato, grazie anche al sostegno del tenente Belmonte. Ma facciamo un piccolo passo indietro. Furore 2, quarta puntata. Dove ci eravamo lasciati? Nella quarta puntata della seconda stagione di Furore abbiamo visto Saro lasciarsi andare ai suoi sentimenti per Marisella. Il ragazzo ha finalmente trovato il coraggio di dichiararle il suo amore. I due si sono scambiati un bacio appassionato, ma poi la ragazza è fuggita via, per non tradire la memoria di Vito e per non ferire sua sorella Giuseppina, ha deciso di allontanarsi da lui. Riuscirà prima o poi la ragazza a vivere liberamente il suo forte sentimento per Saro? Nel frattempo Giovanna ha iniziato a ricostruire il suo passato grazie ai ricordi della sua madre naturale. Caligaris ha raccontato a Franco Belmonte che il padre della bella napoletana era un ebreo, ucciso dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale e che per salvare la bambina decise di affidarla ad una coppia che alloggiava nel suo albergo. Anna perse la testa e tentò di ucciderlo, motivo per cui fu condannata a 14 anni di reclusione. Giovanna non ha però creduto ad una sola parola dell'uomo, visto che ciò che ha iniziato a ricordare sua madre è totalmente diverso. Avrà fatto bene? Cosa vedremo nella prossima puntata? Furore 2, trama, quinta puntata. Un indizio fondamentale. Nella quinta puntata di Furore 2 vedremo che poco prima di morire il cameriere dell'hotel Regina Giordano lascerà a Giovanna un indizio fondamentale che potrebbe aiutarla a risalire alla verità sul passato di sua madre. Cosa è realmente accaduto 20 anni prima? Nonostante la ragazza abbia messo in dubbio l'onestà del suo padrino Caligaris, Franco intenderà sostenerla nelle sue indagini. Giovanna però non si fiderà completamente di lui. Nel frattempo Marisella continuerà a fuggire dal forte sentimento che prova per Saro. Per cercare di reprimere l'amore che prova per Licata, la ragazza lascerà il paese. Il desiderio di vendetta verso Caligaris però la porterà ben presto a ritornare all'Ido Ligure. Cosa ha intenzione di fare Marisella? Secondo voi intende uccidere il perfido imprenditore Caligaris per averle portato via il suo amato Vito?
se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.